cartoni sono per bambini. What to wear? What to wear? Sucker Punch Holly, Arctic Holly, Street Moose Holly, Rollerball. Lord Woodsman. Being ashamed of your body for one day. Have a little fun. Take off your boots! See? Fun. Sopping wet. No, no, no. This feels real good, but it's real wrong. Oh, a little more. Oh, a little bit more. Oh, my God! I got something you want, and you sure as shooting got something I want. So be a good boy and maybe... Maybe Mama will give you a cookie. Sicuro. Quante volte ti capita che vuoi vedere il nuovo film Disney, Miraculous in televisione, o dici il mio film preferito è Steven Universe? E ti capita l'idiota che fa, ma quella roba è per bambini. Beh, io sono qui per distruggere questa colonna di ignoranza e portare un buon nome, anzi, riportare un buon nome su quest'opera di sacra. Allora, a me i cartoni piacciono tutti e sinceramente non penso che sia un cartone per che vada bene anche per un tipo di pubblico adulto, ecco. E io penso che tutti i cartoni siano per bambini, mentre poi, vabbè, i telefilm sono per adolescenti, però... I cartoni sono per bambini. Comunque, ciao YouTube! Direi di incominciare subito. Con cosa? Con il più schifato, diffamato, più feccia, secondo gli altri, nel mondo dei cartoni. Gli anime! Attenzione! Attack on Titan, Death Note, Naruto, Dragon Ball... E chi più ne metta? Sono cartoni animati. Non fate la solfa del no, sono anime. Perché anime, in giapponese, è il diminutivo di animation. Dall'inglese, animazione. Capito? Smettetela. Sono un otaku anch'io. E lo so che abbiamo promesso che... Mai e poi mai permetteremo a una persona di chiamarli cartoni. Ma è così e quindi stiamo zitti. In realtà io comprendo chi pensa che gli anime sono per bambini. Ma come mai? Ma perché? Ma che stai dicendo? L'ignoranza non è una scusa, ma a volte è un attenuante. Ecco qui perché. In Italia abbiamo solo una tipologia di anime, secondo la conoscenza popolare, ma in Giappone li dividono in tre categorie: Kodomo, Shonen o Shoujo e i Seinen. I Kodomo sono quelli effettivamente per bambini, Doraemon, Pokémon, Magica Doremi.
I shonen sono Naruto, Attack on Titan, Death Note, ti ho elencati prima, Sailor Moon, che è uno shoujo, e i seinen, non so effettivamente quali siano, per dirvi una cosa, ma sono quelli dai 18 anni in su, quelli per adulti. Quando però sono arrivata in Italia, appunto, erano solo una tipologia. E anche i shonen e seinen sono stati portati a essere kodomo, con tagli, censure, doppiaggi fatti in modo diverso. Perché era molto più facile fare così che mettere un bollino giallo, o rosso. Già. Benissimo, quindi comprendo l'ignoranza, ma l'attenuante cade quando insulti certi tipi di anime. Perché se ne sai un minimo di più, puoi sapere che ci sono molte eccezioni. Già. Naruto lo conosciamo tutti, è uno di quelli di cui parlavamo prima, pesantemente censurati dalla televisione. Infatti scene come, ma che ne so, ma eccolo, tipo hanno censurato la mossa seducente e molte altre, volte di sangue, combattimenti e cose simili. Ma fino a lì, alla fine, anche senza censure, un ragazzino poteva vederle benissimo. Ma arrivano i pezzi forti. Noi lo mettiamo da parte. Non vi so dire effettivamente in Tokyo Ghoul cosa non si possa vedere, ma sangue, tizi che vengono attaccati a scolopendre, scene di nudo. Non è proprio adatto a un bambino. Lo so che ho in mano dei manga e che sto parlando di anime, ma non ho dei DVD a portata in mano, quindi userò i manga, non rompete le scatole. E però arriviamo a lui. Perché Death Note non deve essere visto da un bambino? Non solo per il sangue, perché ce n'è poco, per quanto ci sia molta morte, non per ipotetici stupri, non perché arriva Ryuk spaventosetto, ma per il messaggio che lascia. In realtà il messaggio è che la giustizia vince alla fine, perché, spoiler, Light alla fine muore, anche se non so quanto sia spoiler, visto che è uscito da un po'. Ma il personaggio di Light non deve essere visto da un bambino, perché i bambini tendono a emulare tutto. E se emulano Light, finiscono nei guai. Light può essere bello, affascinante, famiglia perfetta e tutto quello che vi pare. Ma Light è uno psicopatico, è un megalomane. Vuole un mondo perfetto, secondo le sue regole. E non si crea alcuno scrupolo a uccidere per farlo. Però neanche, sapete, avesse preso un Kalashnikov e sparava alla gente, andava bene, andava meglio. Ma no, lui lo fa nella sua stanza, nascondendosi, con un quadernino del cazzo, senza metterci faccia, senza metterci neanche le mani. Sono nomi, punto. Nomi e facce. Ma la sua non la mette mai. Non è un personaggio che un bambino può vedere, non è un personaggio che un bambino può ispirarsi. È una storia bella. E l'insegnamento è, oltre a quello che ho detto prima, che anche la persona migliore, con la vita migliore, se ha la possibilità, può uccidere qualcuno. Cosa su cui sono molto, molto a favore. Perché la penso anch'io così. Ma un bambino non deve pensarla così, non può vedersi Death Note, e chiudiamo il discorso anime così. Anche se ce ne sarebbero altrissimi. Ce ne sarebbero tantissimi altri. Dunque, secondo la mia modesta opinione, insomma, la risposta alla domanda è no. I cartoni non sono esclusivamente per i bambini, o almeno non tutti, perché infatti ci sono esempi come, per esempio,
Mi potrebbe venire in mente i Simpson, i Griffin, che comunque sì sono cartoni, ma trattano tematiche, hanno un linguaggio anche alcune volte anche volgare, con un secondo senso messo lì di proposito, che può piacere anche a un pubblico adulto, quindi quello perché no. Ma questi, cioè, sono famosi ormai. Per esempio, non so, uno che secondo me, che tuttora guardo, ho 20 anni e tuttora guardo questo cartone perché è bello, è Il meraviglioso mondo di Gumball. Questo perché, lasciando perdere l'animazione, che è bella, l'ironia che c'è in quel cartone è molto bello, e lo capisco solo adesso, perché da bambino, insomma, anche mio fratello lo guarda, però alcune battute che fanno le capisce, invece io, che sono un po' più grande, riesco a capire, e quindi riesco anche a, come si dice, a... Ok, basta, finito qui. Ma passiamo a violenza, sangue e sesso. Che poi sangue sta in violenza, ma sono dettagli. Io direi di intonare una canzoncina. C'è solo sesso e violenza in TV. Quei cari e bei programmi qui non ci sono più. I Griffin. Genere slapstick americano. Non è per bambini. Non saprei neanche dirvi perché. Lui. Disenchantment. Disincanto in italiano. Che per quanto sia ambientato nel Medioevo ha droga, alcol, nudismo, sangue, morte, evviva! Divertente però. I Simpson, American Dad e molti altri, Futurama. Vabbè, tutto questo genere non è per bambini. Appunto per quello che ho detto prima, sangue, sesso, violenza, alcol, droga, razzismo, omofobia. Tutto questo è contestualizzato, ma un bambino non può vederlo. Parlerò anche di stupro in alcune puntate dei Griffin, ma non ne sono certa. Comunque è pieno. C'è anche prostituzione, cioè tutte cose di cui un bambino non deve far parte, non deve sapere. No. E non vi saprei dare motivi grandi, perché non deve, non deve, non deve. Allora, se in un cartone ci metti una tetta, o ci metti un cazzo che spunta così, o ci metti uno stupro, allora automaticamente non è più per bambini, perché insomma non è che lo fai vedere a tuo figlio. Quindi non è che sto solo per bambini, dipende da che cartone te guardi, cioè. Se non lo so, se te guardi La Bimba, vabbè. E se c'hai 30 anni e guardi La Bimba c'hai problemi. Però se c'hai 30 anni e guardi, non lo so, Tokyo Ghoul o Berserk, allora va bene. A parte che te puoi pure vedere La Pimpa e c'hai 30 anni, però vabbè. Comunque, appunto, un cartone che mi ha toccato è Berserk, e non mi va a modo di spiegare perché è bello, però in pratica, cioè, non è per bambini, perché c'è sta il protagonista che viene stuprato, non so se spoiler questo, forse sì, e un botto di altre cose. Finora però ho parlato solo di sangue, sesso e violenza. E cattivi esempi. Ma non sono gli unici motivi per cui un film non può essere per bambini. O meglio, è anche per adulti. Perché qui non sto facendo un video film cartoni che non sono per bambini. Ma gli adulti se lo possono godere. Beh, ragazzi, Tim Burton, il grandissimo. I messaggi che lascia sono inadatti a un pubblico di bambini. E un adulto invece li capisce tantissimo. Nightmare Before Christmas. Lo conoscono tutti, molte persone l'hanno visto da bambini, ma molte persone non hanno capito la morale. Perché una morale non c'è. Il messaggio che dice non sognare. Non provarci, perché se ci provi ci sarà un bastardo che, per quanto tu avessi buone intenzioni, pa! Ti distrugge, ti butta giù. Fai quello che sai fare, sii felice di quello che hai, ma non provare, non tentare, non sognare.
Questo messaggio è la cosa più sbagliata che puoi dire a un bambino. È toccante, è bellissimo. È uno delle morali, dei messaggi che io preferisco nella storia dello slow motion, perché qui si parla di un'animazione diversa, quella cartunesca, ma sempre di quello parliamo. Ma un bambino non può imparare questo, non deve. Un adulto sì, perché mentre a un bambino gli devi dire puoi volare, puoi volare, puoi volare, provaci. Se non ce la fai sti cazzi, ci riproverai e alla fine ce la farai, ce la farai, ce la farai. Un adulto può accettarlo e può imparare da questo. Può emozionarsi, può capire, può comprendere, cose che un bambino non potrebbe. Sempre di Tim Burton poi abbiamo La sposa cadavere, che ha un finale criptico. Ragazzi, il finale della sposa cadavere è criptico. L'hanno capito in pochi, anche del pubblico adulto. I bambini se lo vedevano e ridevano, perché alla fine, per quanto lo stile sia gotico, sia cupo, anche del film di prima, La sposa cadavere ha un finale con più letture, ha un finale che non è aperto, ma è sottile, lo devi capire. Ecco fatto, La sposa cadavere finisce non con il matrimonio, non con il felice e contenti che molte persone bramavano, ma con lei che lascia il nostro mondo. Non che muore, è già morta, ma lo dissolve. E io da quel finale penso che ognuno può capire qualcosa, perché ha molte, molte, molte spiegazioni. Ma la mia preferita è lascia il passato dove deve stare. Emily era ancora una sposa cadavere, perché lei viveva con il grip mentale del io devo sposarmi, io sono morta per quello, io devo sposarmi. E vedendo Victor, non si è innamorata di Victor, non era amore, ma era la possibilità di colmare quel vuoto, perché lei aveva ancora un problema col passato. Ma quando si è resa conto che effettivamente Victor amava qualcun'altra, che tutto quello era sbagliato, ha detto basta, lascio il passato dove deve stare e vivo una vita felice, una morte felice. Questo messaggio non lo capiscono gli adulti, figurati i bambini, ma un adulto intelligente lo può capire e è bellissimo. Oppure può non capire questo, può capirne un altro. Ed è una cosa che è bellissima. Ma forse questo messaggio l'avete già sentito. Sapete, una scimmia nella savana che insegna un leone con la criniera rossa che dal passato puoi scappare oppure imparare qualcosa. Ragazzi, parlo di Rafiki ed ecco il tassello principale. La Disney. La Disney. Ragazzi, la Disney, tutti dicono che è per bambini, che è solo per bambini, ma non lo è. No, gli insegnamenti che lascia possono colpire un adulto, le emozioni che lascia possono colpire un adulto. Ma torniamo agli insegnamenti. Beh, prendiamo tre film. In uno possiamo trovare lo stupro, già il è lei che mi ha provocato, non sono io un mostro e una bestia, è lei che si vestiva troppo scollata, la colpa è sua. In un altro possiamo trovare il chi se ne fotte di che genere sei, maschio, femmina, fai quello che ti piace fare. Perché il film in questione parla di una ragazza che va in guerra, quindi è femminista, ma sicuramente un ragazzo vede quello e che se gli piace truccarsi dice ma magari posso truccarmi anch'io e sti cazzi di quello che pensano gli altri, perché se lei può fare una cosa che è tendenzialmente maschile, io posso fare una cosa che tendenzialmente è femminile. Oppure il razzismo. Tu pensi che io sia una selvaggia, non distinguere dal colore della pelle e tutto ciò. Sono solo tre film,
Non serve che dico i nomi, ma se volete gli dico. Il Gobbo di Notre Dame, Mulan, Pocahontas, ma potrei andare avanti per ore con i film Disney che insegna qualcosa a Zootropolis, ecco, non altro. Morale più moderna e più adulta mai vista. Non è vero, non è mai vista, la Disney è brava in questo, ma... Quando agli erbivori gli si sedeva vicino un carnivoro che facevano... Oh no, un carnivoro che adesso mi ammazza, quando quello stava solo andando a giocare a calcetto. Trovate delle similitudini con la realtà? Io sì. No. Perfetto. Poi ci sono cartoni che hanno uno stampo molto bambinesco. Perché la Disney alla fine sì, ha le sue cose per bambini. Ha le sue cose che si vogliono prostrare a essere per adulti, ma che in realtà sono solo bambinate con una bella, bella grafica. Ma in realtà ci sono cartoni che sono per adulti, ma un bambino può vederseli senza problemi. Steven Universe. Steven Universe è uno di quelli, non è l'unico ovviamente, ma è uno di quelli. All'interno c'è discorsi anti-omofobia. Ci sono, anche se qualcuno ha tentato di trasformare Ruby in un ragazzo mettendogli i baffoni o con dei doppiaggi che fanno al posto di vuoi sposarmi con vuoi stare con me, queste cavolate, ma va bene. In Steven Universe c'è una cosa contro la discriminazione, anche c'è grandi combattimenti, c'è il non abbandonare qualcuno a cui sei legato, c'è un ragazzino che si ritrova sulle spalle tutto ciò che ha fatto la madre. E poi c'è anche una cosa contro il deficit, quelli come da attenzione, da apprendimento, quelle cose lì, o almeno qualcuno lo dice. Diciamo che su Steven Universe non sono molto ferrata, infatti devo girare un video su il film di Steven, perché l'ho visto e voglio farlo dalla parte di una persona che ne sa poco, perché io ho visto poche puntate. Ma tranquilli, sto recuperando. Infatti molte di queste informazioni le ho avute dalla mia aiutante, che ora vi darà... Aiutante chiamasi Amici di Internet. Dov'è il mio telefono? Non fa niente. Allora, innanzitutto voglio specificare che il format dei cartoni animati ha come target il pubblico infantile. Difatti, lo stile e i colori semplici attirano molto una mente bambinesca. Inoltre, la maggior parte di essi cercano di insegnare i valori come l'amicizia, l'altruismo, eccetera. Ovvero valori che sono ritenuti essenziali nella società odierna. Nonostante questo, però, io credo che i cartoni animati non siano strettamente solo per un pubblico infantile, soprattutto perché sono convinto che non si smette mai di apprendere e imparare, e io stesso posso assicurare che ci sono molti lavori di animazioni che hanno tematiche e messaggi più profondi e adulti, i quali si dovrebbero diffondere. In questo, sempre secondo la mia opinione, eccelle l'animazione giapponese. Ovviamente quella americana ha serie animate che corrispondono a tali criteri, come Big Mouth o South Park, che non farei mai vedere un bambino di 10 anni, soprattutto per certe scene, o i Griffin e American Dad, che attraverso una narrazione più satirica illustrano la società odierna con pregi e difetti. Ma tornando all'animazione giapponese, un esempio di cui voglio parlare, che corrisponde ai criteri precedenti, è un cartone animato, barra anime, chiamato Atashi no Joe, o Rocky Joe per gli occidentali. Una storia priva di qualsivoglia elemento fantastico che avrebbe potuto attirare molto più pubblico. È semplicemente il racconto di un ragazzo che affronta gli ostacoli della vita, come la povertà, la lotta, la morte, la depressione, e apprende a superarli e continua a combattere. Ora, parliamoci chiaro, eh? Io ho 19 anni. Questo l'ho visto 2 anni fa, Ma io vi giuro... che io, rivedendo l'ultimo panel del manga, o addirittura l'ultima scena dell'anime, datemi 3 minuti e sgorgo come una fontana. Perché non è giusto, è ingiusto, è giusto come finisce, ok, sì, ci sta alla fine, ma... mi ha depresso. Ma ora, perché vi ho detto questo? Perché io vi voglio far capire che
I cartoni animati non hanno niente in meno di quelle serie TV a cui si dà più importanza, non so neanche perché, perché i cartoni animati sono anche loro un mezzo di comunicazione, è vero, più colorato, umoristico e parodistico di altri, non lo nego, ma non per questo deve essere sottovalutato e soprattutto qualcuno dia credito al mio Joe. Visto? I cartoni non sono solo per bambini. E tu che pensi questa cosa? Beh, sei molto, molto stupido. Lo so che non dovrei darti lo stupido, ma lo faccio lo stesso. I cartoni non sono per bambini. O forse lo sono. Ce ne sono. Non sono qui per dire... I cartoni non sono per bambini. Perché so che sono nati per l'intrattenimento infantile. Ma... io sono certa... Che ti emozioni quando Icab incontra per la prima volta Stentato o quando Quasimodo salva Esmeralda e va su quella cavolo di cattedrale, l'alza al cielo e fa diritto di asilo, diritto di asilo, oppure piangi con la morte di Mufasa o lo scoppio per la morte della mamma di Bambi. Io so che tu emozioni le provi in questi momenti, anche se sono cartoni, anche se sono per bambini. Io sono certa che anche tu, mentre ti trovi a scegliere insieme alla signora Brisby il modo in cui deve uccidere suo figlio, se facendolo uccidere dalle mietitrici o farlo scappare, certo, ma alla febbre e se esce muore, tu ti demoralizzi. Lo sono certa, ne sono certa. Anche se molte persone non lo capiscono. Portano i figli al cinema così, per fargli perdere un po' di tempo. E una cosa, la prossima volta che tu, che pensi che i cartoni siano per bambini, vai al cinema, beh, al posto di te fare questo, sì, sì, buono, buono. Non lo so, è una principessa, oh. Oh, ma... è il principe, l'ha salvata perché l'ha salvata. È una fata, ha i poteri magici. E non lo so, figlio, vedi il film. La prossima volta te lo vedi anche tu. E capisci perché la principessa in questione ha fatto quel che ha fatto. E questo lo lanci via. E la smetti. Perché... se tu al cinema fai così, è ovvio che non puoi capire la bellezza di un film. Lascialo a casa. E prendi il sole del tempo con tuo figlio. Messaggio motivazionale finale. Comunque, spero di avervi dilettato. O di avervi fatto cambiare idea se pensavate che sono bambinate. E ricordate che le mucche carnivore vi osservano sempre. Anche mentre guardate Yentai, un cartone molto per bambini, vi consiglio per i vostri figli. Ciao! Comprendo l'idea che non è orribile come inizio. Che cazzo vuole questo? Quindi sto parlando con una futura YouTuber. Buongiorno Giorgia, stai disturbando una futura youtuber. Non ti metterò nel video, o forse ti metterò in una clip dopo i titoli di coda.